Inutile cercare nei Vangeli, dove del resto anche il padre Giuseppe è citato di sfuggita ben poche volte, dei santi nonni di Gesù, Gioacchino ed Anna, neppure il nome sapremmo se non fosse per uno dei Vangeli apocrifi, non canonici cioè, che però riportano molte notizie poi fatte proprie dalla tradizione cristiana, come quelle su padre e madre di Maria, festeggiati oggi 26 luglio con anche un tweet di Francesco in onore di tutti i nonni, molto importanti, ha scritto, per comunicare il patrimonio di fede e umanità essenziale per ogni società. Anche in Palestina, 2000 anni fa, pensarono i primi devoti di Gioacchino ed Anna, venerati in Oriente già ai tempi delle invasioni barbariche e in Occidente a partire circa dal 1000. Anna in specie è patrona di molti mestieri, persino falegnami, minatori, orefici, chissà perché, ma la devozione popolare la invoca soprattutto per i parti difficili e contro la sterilità coniugale. Lei stessa infatti concepì Maria quando era già avanti con gli anni e tutti consideravano sterili e maledetti lei e il marito, come racconta Giotto nella famosa cappella degli Scrovegni a Padova. Gioacchino, cacciato dal tempio, si ritira 40 giorni sui monti a supplicare Dio finché un angelo non gli annuncia l'imminente maternità di Anna, e per suggellare il lieto fine di tutta la storia, ecco il primo bacio, dicono gli esperti, della storia dell'arte.